Il gioco d'azzardo in Italia è ormai diventato una piaga sociale, un settore criminogeno che coinvolge i soggetti di tutte le età e di ogni fascia sociale. L'allarme lanciato dal professore senatore Raffaele Lauro, prefetto della Repubblica, già commissario straordinario del governo Prodi nel 2006 per il coordinamento delle iniziative anti-racket e anti-usura, ospite illustre a Barletta di un incontro con gli studenti dell'Istituto Nicola Garrone, per accendere i riflettori su una drammatica realtà che di giorno in giorno rappresenta una minaccia per le famiglie e per le giovani generazioni. I giovani, gli studenti, i minori sono le prime vittime del gioco d'azzardo, sia il gioco d'azzardo online, al quale hanno immediato accesso, sia il gioco d'azzardo che si sviluppa nelle sale con le slot machine. Il problema del gioco d'azzardo in Italia è drammatico, perché è un settore criminogeno, perché coinvolge non solo i giovani, ma tutti i soggetti di tutte le età, le classi meno abbienti, anche gli anziani, in particolare gli anziani. Nelle sale giochi addirittura stanno creando dei nidi perché le nonne portino i bambini lì per giocare e loro vanno ad applicarsi a quelle macchine infernali. Il senatore Lauro, che è anche giornalista ed è stato tra l'altro capo di gabinetto del Ministero dell'Interno del Ministro dello Sviluppo Economico e membro della Commissione Antimafia, è impegnato da tempo in una vera e propria battaglia per debellare un fenomeno in continua crescita per il quale dice gravi sono le responsabilità della politica. Le misure da me proposte a suo tempo di tutela assoluta dei minori non vengono rispettate perché le sanzioni sono troppo leggere. In Parlamento, in Senato avevo proposto sanzioni drastiche, purtroppo si trasformarono in sanzioni pecuniarie, per cui oggi le sale giochi sono frequentate dai giovani, i quali poi si trasformano, specie nelle grandi città, addirittura in spacciatori di droga per acquisire denaro per giocare nelle slot machine.